Live Social. Amici di Live Social, bentrovati sulle frequenze di Radio News 24. Io sono Giancarlo e in linea con noi a raccontarci la sua storia abbiamo Vanessa, che salutiamo. Ciao Vanessa, buongiorno. Ciao buongiorno Vanessa. A voi. Ciao. Per la voce squillante, piena di energia, si vede che sei un'istruttrice di fitness Pilates. Allora, sì. Che bello, complimenti Vanessa. Dunque, con Vanessa oggi parliamo appunto proprio della sua attività e in particolare parliamo dei principi dell'allenamento Pilates, giusto Vanessa? Sì, assolutamente sì, io sono istruttrice di Pilates e anche di allenamento funzionale, ma il mio forte è un po' più il Pilates, dico la verità, sì, è sempre stata la mia passione. Ti piace di più, immagino, no? Sì, sì, è quello che mi piace molto di più e poi anche quello che pratico da molti più anni, perché in effetti io ho iniziato questa disciplina da piccolissima, non sapendo nemmeno che fosse addirittura il metodo Pilates, quello che stavo andando a praticare, e infatti poi l'ho scoperto un po' più avanti, sì, perché sono un atleta agonista e quindi come preparazione atletica mi facevano fare Pilates. Ok, vabbè, parlaci appunto di questa attività, bene o male sappiamo tutti che almeno il nome lo conosciamo più o meno tutti, sappiamo che sì. Fa bene, però sì. Tu parlacene proprio più in particolare. Assolutamente sì. Allora, il metodo Pilates ha in sé principi di stretching, di tonificazione muscolare, di concentrazione mentale e anche equilibrio fisico. E si può dire un mix tra antichi principi e moderni principi. Gli antichi principi sono quelli che troviamo, si può dire, nelle discipline orientali. Quindi faccio un esempio, l'equilibrio, il baricentro, troviamo la concentrazione, il controllo del respiro e dei movimenti. Invece nei moderni principi, che sono quelli appunto dell'allenamento sempre muscolare, troviamo lo stretching, la postura e il lavoro per catene cinetiche. E quello che comunque fa eccellere il metodo Pilates è la grande varietà di esercizi, che infatti possono essere eseguiti sia a corpo libero che con specifici attrezzi. Questi attrezzi sono la softball, la fitball, pesetti, band elastiche, eccetera. E in questi vari esercizi viene coinvolto tutto il corpo. Nel metodo Pilates oltretutto si applica oggi anche in diversi campi di riabilitazione fisioterapica, oltre comunque nel fitness, quello che troviamo comunque nelle palestre, quindi sta avendo sempre più successo anche per quanto riguarda lo sport. Troviamo calciatori che ora fanno nei loro programmi, nella loro preparazione atletica, degli esercizi di Pilates, come anche basket, pallavolo, eccetera. Quindi sta avendo tantissimo successo anche per quanto riguarda proprio la prevenzione dagli infortuni. Certo. Sì. Parlaci anche proprio dei benefici, in particolare che si possono avere praticando in maniera diciamo continuativa appunto il Pilates. Allora, i benefici sono sicuramente grazie a questa concentrazione mentale, questo equilibrio fisico che si ha durante la pratica, è quello di scacciare anche lo stress, quello che comunque sia, quello che io trovo nei miei atleti che hanno appunto durante la giornata, perché tutti sono da una parte all'altra, tantissimi sono dei turnisti, quindi quando comunque vedo che praticano Pilates, poi comunque quello che mi dicono anche loro è questo, che il loro beneficio è proprio questo, il fatto di avere dopo la lezione, al termine della lezione, un relax, si sentono molto meglio, sentono la muscolatura molto più allungata, molto meno tesa, perché comunque molti di loro vanno a lavorare in ufficio o comunque vanno a fare dei lavori molto pesanti, quindi quello che infatti loro sentono dopo questo allenamento qua è proprio questo, il beneficio totale di tutta la muscolatura ma anche della mente, perché comunque sono molto più rilassati, anche se comunque è un allenamento faticoso, non è una classica ginnastica dolce, si va un po' oltre, è abbastanza intenso, ha le sue variazioni di intensità, quindi sì, certo. È questo comunque sì, il beneficio generale che trovano tutti e trovo pure io, perché certo. Anche io non sono solamente un'istruttrice ma sono anche un'atleta, pratico proprio il Pilates anche come preparazione agonistica, quindi insomma sì. Sì. Quindi possiamo dire che è accessibile tranquillamente a tutti? Assolutamente sì. E magari sì, poi sì, ci sono dei livelli, no? Magari si comincia con, sì, diciamo, con un certo ritmo, poi sì, puoi aumentare, no?
Sì, ci sono assolutamente dei livelli, e poi logicamente sta all'insegnante, sta a noi, sta a me vedere comunque che tipo di persona ho davanti, che tipo di problematica ho, però comunque io riesco a seguire tranquillamente, anzi si può seguire tranquillamente la fascia d'età dai 14 ai 17 anni, dai 18 in poi, quindi tutti possono comunque praticare questo metodo. Dimmi. Stavo dicendo che per quanto riguarda le fasce d'età, ho comunque una clientela che va oltre alla 40 anni, perché comunque il metodo Pilates, essendo stato applicato anche nell'area per riabilitazione fisioterapica, molti specialisti ora, quindi ortopedici e fisiatri, vanno a consigliare, per quanto riguarda problematiche del rachide, quindi della colonna vertebrale, di praticare appunto il metodo Pilates, quindi la mia clientela è anche questa, quindi faccio anche riabilitazione grazie al metodo Pilates, che va a dare tantissimi risultati proprio anche in pochissimo tempo, ed è quello che in effetti le persone vogliono, cioè noi vogliamo star bene subito palesemente, quindi questo metodo ci dà questa possibilità di non aspettare tanto, ma logicamente tenendo una costanza di almeno 3 allenamenti settimanali, perché comunque quello almeno è il minimo. Quindi per far capire al corpo che succede. Assolutamente, quindi lo consigliamo assolutamente a tutti, giusto Vanessa? Assolutamente sì, a tutti. E sì. Allora, ti facciamo tanti complimenti per la tua preparazione, anche per la passione e l'energia, si vede, si sente che ci metti appunto in questa tua attività. E a questo proposito diamo anche i tuoi contatti, così le persone eventualmente possono contattarti per avere ulteriori informazioni al riguardo, giusto? Allora, la pagina Facebook ce l'abbiamo? Sì, immagino. Sì, abbiamo la pagina Facebook, la palestra si chiama Siska Sport, quindi trovate proprio la pagina Siska Sport. Abbiamo anche la pagina Instagram, sempre con lo stesso nome, Siska Sport. Io mi chiamo Vanessa Serchi, quindi potete trovarmi anche nei miei profili personali, comunque sia di Facebook che di Instagram. Perfetto, allora contattiamo Vanessa per avere ulteriori informazioni appunto sulla utilissima pratica del Pilates. Giusto. Va bene. Perfetto. Vanessa, ti ringraziamo ancora, ti facciamo tanti complimenti e ti salutiamo con un forte abbraccio. Grazie a voi. Perfetto, grazie. Ciao, a Vanessa, voi, ciao. Grazie, buon lavoro. Ciao. Amici di Live Social, restate ancora con noi per altre storie e altre interviste. A dopo. Live Social.